tardissimo stamattina. Ho pure il telefono, mo, che altro? Oh, madonna, pronto? Ehi, ciao, lo sciacallo. No, scusa, c'ho il fiatone perché c'ho fretta, devo andare a trovare Natale stamattina. Sì, vedi, allora mi devi portare, portami delle marmitte, un paio di marmitte, poi portami anche i copertoni, vedi che stanno andando forti quelli delle Mercedes. Sì, ehi, però lo sciacallo, mi portare quelli proprio lisci lisci, e che cosa è? Ebbè, l'altro giorno è venuto il cristiano, un ragioniere, un rappresentante, perché sì, un rappresentante, si è preso questi copertoni, ma manco è arrivata al casello autostradale. Ping! È andata a sbattere contro il guardrail. Guarda, un pugno è diventata la macchina, proprio si è ristretta completamente. Sono incendiata, sì, il cristiano è morto carbonizzato. Carbonizzato, sì. E la moglie il giorno dopo si è venuta a lamentare, giustamente la signora è venuta a dire: no, signore, ma che porcheria state vendendo a mio marito? E non lo so se in maniera. E va bene, oramai mio marito è morto, mettiamoci una bella pietra sopra, non fa niente. Ma io se sono venuta qua è perché mi dovete vendere i copertoni buoni per la mia panda, la signora c'ha la panda. E almeno a me salvaguardiamoci, perché non è che posso lasciare mia figlia orfana. Giustamente dice, vabbè, tu dici che me ne frega a me, però la figura ce la faccio io, se permetti, lo sciacca. Superiore. Superiore, sei, guardi anche il superiore sta. Ma tu guarda un po' che questi mi hanno abbandonato. Mi hanno abbandonato qui solo come un orfanello, come un'anima del purgatorio. Hai capito, monaca? Mi hanno abbandonato solo come un orfanello e allora se ne sono andati tutti i miei compagni in gita premio, appoggio reale. Peppe, appoggio reale, dovevo io, volevo stare, appoggio reale. E invece non mi hanno fatto andare perché il direttore ha detto che sono stato monello. Sai perché sono stato monello? Perché l'altro giorno nell'ora d'aria non riuscivo a respirare perché c'era il raffreddore. Dice respiro, non respiro, 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 monello, non vedo più nessuna parte. E capiamo che andò, monello, uno che si sta facendo 8 anni per rapina mano armata, essere detto monello, lo uccidi, lo uccidi. No, e che cosa devo fare? Ma come, io dovevo andare a Poggio Reale, io dovevo incontrare il mio idolo, dovevo incontrare Ciro, Ciro il cannibale, che quello non ha armi, quello va avanti a morsi. Quello, quando l'hanno arrestato, a un poliziotto gli ha fatto fuori un braccio, all'altro gli ha risicuato tutta una fiangata e quel poliziotto è rimasto sfiangato tutto da un lato, hai capito? Non ci credo, quello non ci credo. Superiore, quello non ci credo. La fiangata, la fiangata, tutta la fiangata, cara mia, tutta la fiangata. E io gli avevo scritto la canzone che dovevo cantare a Ciro, me l'aveva bella scritta, preparata, musica e testi di... E no, e stugora, e stugora ingadanata, senza amore, me doglia libertà. Che dici? Dovevo andare a Sanremo? Sì, a San Vittore dovevo andare. A San Vittore, ma magari, dovevo andare a San Vittore. San Vittore, San Vittore! No, fazzoletti, non me ne portare più. Porzi, ananas, fragole, quelle vanno mo. Senti, a proposito, sì, le sigarette. Portami le tumor lights, quelle da donna, sì. E portami le cancerose di bordo. Portami 2 scatole proprio perché mi stanno finendo. Ah, a proposito, le cancerose sono tremende. Lo sciacallo, e che cosa è? L'altro giorno il signore ha preso, è venuto, se le ha comprate, che quello è mio cliente fisso. Se le comprate, se ne è fumata uno proprio davanti a me. Ciao, ma sono proprio buone queste sigarette, si lasciano proprio fumare. Ha cominciato a tirare. Sono buone, Madonna, ha cominciato a fare una tosse catarrella proprio a morire. Lo sciacallo mi ha fatto certi sputi a terra neri. La retina ho dovuto togliere, la retina, immaginati. Poi non manca arrivata alla casa, ma nemmeno un'altra sigaretta, proprio manca mezza, è morto. Sì, morto proprio di otturazione polmonare. E la moglie poi, e giustamente la moglie poi si è venuta a lamentare. E dice, signora mia, scusate, ma che cosa è questa sigaretta che andate a vendere a mio marito? E va bene, ma voi menate ad uccidere così.
Vabbè, oramai mio marito è morto, mettiamoci una pietra sopra, non è che dobbiamo prolungare ancora il ragionamento. Però, signor, venite a vedere voi stessa a casa mia, non si può entrare i muri né i re. Colpi di tosse, mio marito ha tappezzato la casa. Io sì, ho detto, signora, sentite a me, pure a me è successo così, fate con la retina. Retina e ammoniaca viene via bene. E mi pare che ha risolto, sì. Lo sciacca, tu dici che me ne frega a me, ma noi non è che possiamo fare queste figuracce. Capiscimi. Vabbè, allora, lo sciacca, portami tutto qua. Stamattina, vedi che non mi trovi, trovi a mia suocera. Poi ti pago io, non ti preoccupare, facciamo la solita assegno postdatato. Per piacere, non mi dire così. E qua la sua vaschetta, ti devo salutare. Devo cadere e spezzare di gamba. Ma stai zitta, non gridare sempre che facciamo sentire. Ah, per il di farmi spezzare la gamba e morire. Ma quando mi date, scendi per piacere. Disgraziato. Che cosa è? Tutta la bocca che ti apre. Ti apro la bocca. Entri in casa e non facciamo casino. Da dov'è che te ne vieni tu, eh? Dalla chiesa. Sempre girando questa messa deve finire un giorno o l'altro. Non si va tutti i giorni. E te, che te ne importa a te? Non si va tutti i giorni la messa. Tu non la messa tutti i giorni la messa. Io, mamma, ho bisogno... Signore, no, sì, signora, tanto sì. Per cominciare, io qua ho bisogno di una mano d'aiuto. Non te ne puoi andare. Dai, date la mano. Senti, non sono spiritoso, mamma. Tu alla messa non ci vai. Tu non rispetto. Tu non vai. Tu non hai rispetto. Che volte la donna schiaffa. Chiedevi dello schiaffo. Che volte la donna schiedevi dello schiaffo. Modo ancora. Ancora. Milano è un gran Milano, Marcandò! A Milano sono tutti professionisti, come me, io sono un ballo professionista, un vero palo. Quando mi hanno arrestato, l'ultima rapina che ho fatto, che stavo facendo il palo, tanto ero fisso che quando i miei compagni se ne sono scappati... I compagni se sono scappati i compagni, vabbè, i poliziotti che mi stavano tirando, io tanto ero fisso, tanto era la mia fissaggine che non riuscivano a togliermi, hanno chiamato gli uomini col martello pneumatico, martello pneumatico, mi hanno tirato qua, io l'ho fissato, hai capito? Quella è la storia. E invece qua sto solo abbandonato. Superiore. E fammi compagnia, tu stai solo là, io sto solo qua, uniamo le solitudini, mettiamoci a giocare a nascondere. Ti nascondiamo? Non mi piace questo gioco. Oppure giochiamo che io sono bravo a imitare. Ah. Allora io mi metto a imitare i cantanti e tu indovini. Chi perde paga penna? Non mi piace neanche questo gioco. E come gioco? Che cosa non gioca? Faceva a dire, fare e baciare. Io devo baciare a te. Ma fammi un piacere giocare. Ma per favore, devo baciare a lui. Con quella corona da barba spinosa, sarà baciare a lui. Ma dillo, Marcandone, vuoi la stessa barba di Marcandone? Cioè. Almeno Marcandone, bravo ragazzo, vedi, bella muscolosa, come me. E io sto solo qua, che devo fare? Che cosa devo fare? Devo aspettare. E va bene, va. E stavamoci. Allo? Mamma, io sto andando a trovare Natale. Vedi che deve venire lo sciacallo a lasciare il materiale. Fallo mettere bene in ordine. Anzi, metti tutto in ordine qua, Mi raccomando. Timo me lo mettere in ordine qua. Non solo. Ti devi fare pure a terra. Devi lavare, devi stendere la roba, devi fare i piatti di ieri sera e devi cucinare qualche cosa per mezzogiorno. Sì, sto becchi, non posso far cucinare, dalla base, sei vecchio, ma sei autosufficiente, queste cose le devi fare. Beh, se cucini qualche cosa, qui non c'è niente, qui non c'è niente a cucinare. Madonna, Santa Lucia, non c'è niente, basta aprire qua, vedi qua da roba, te niente. Ma faccio un po' qui il trattamento qua, io sto andando a trovare a tuo figlio. Aspetta, che poi ti devo dare una cosa a quel bambino, aspetta, ma non bastano i saluti, no? Saluti. Vai a Natale, di tanti baci dalla mamma. Tanti baci, che ti vuol tanto bene, quelli do mille lire. Mille lire, Natale. Ti ho detto, mamma, mille lire, spendili bene. Bene,
devo dire. Anzi, aspetta, aspetta, che qua sta, a questo pone dai pure il punto di qualità. Così, il punto di qualità. Una volta che ha avuto il punto, se lo tiene, sì. Va bene. Ma no, aspetta, aspetta, che voglio dare un'altra cosa a quel pelo, che è quel scurnacchiere. Sì, beh, mamma, vediamo se facciamo una cosa veloce. Aspetta, aspetta. Mamma. Quando vai, di andate la mamma. Sì. Tieni questo. Che cosa? Che questo serve sempre in quell'ambiente. Che stai a fare tu con la pistola in me? Lascia! Non è roba per te! Lascia! Lascia immediatamente! Lasciala! Ma no! Niente! Statevi tutto dentro le case, ma non so fare! Signora, chiudi per piacere, non so fare il tuo! Mamma! Che è successo, mamma? Come ti sei? E la fine! No, non dire così, per piacere, non dire così, mamma, per piacere, che è successo? Dov'è che ti ho colpito? Dove mi hai colpito? Dove che ti ho colpito? Dove mi hai colpito? Bene. Fai bene. Non mi hai colpito. E dove sta? Dove sta? E non sta mai un buco. Non sta mai un buco. E ma doveva stare pure un buco nella stoffa? Lo sai? È penetrata in mezzo... Madonna, mamma, mi hai fatto prendere una paralisi, maledetta! Ma non è successo niente. Non è successo niente. Beh, fai il ceci. Questa non è roba per te. Tu questa non la devi vedere mai più. Quella è la pistola della Bonanima. Della Bonanima? Quella è la questa mia è l'ultima, pistola. Guardala. È la fine. Te la stringe in grande a te. Non la toccare, eh? Io sto andando a trovare una terra, ma tu non la toccare, eh? Mi raccomanda. Sì. A quel bambino là. Sì, mi raccomando. Mi raccomando a te, mi raccomando. E a me, a te. Ehi, ancora. Ma senti, ti voglio usare la schiaffa. Che mi devono venire allo schiaffo, che mi devono venire allo schiaffo. Guarda un po', senti rispetto, senti che non c'è più politica, non c'è. Metti, sotabbi, fammi riposare un po'. Ah, quanta veleno, questa vita mia, proprio. Vabbè, ma... E allora ci mettiamo la cucina, la leva, la sale, su, se c'è una battita, metti, Pronto, Franco. Pronto, sa, prova. 1, 2, 3, prova l'amplificazione, prova l'amplificazione. Franco, sono Natale. Pronto, Franco, sa, prova l'amplificazione. Franco. Quando non si Gian Franco sta. Prova, Franco, sono io. L'amico tuo, Franco. Sa, prova. Questo si è andato pure lui a poggiare oppure non ha pagato la bolletta. Pronto. Franchio, in parlatorio, c'è tua moglie. Come, non ho capito? C'è tua moglie, Catacchio. Come mia moglie? E me lo dici? E voi arrivate, mo te lo dico, scusa. E però, mia moglie, e io qua mi devo aggiustare, mi devo vestire. Dunque, è arrivata mia moglie, quando non arriva la moglie, si fa bello. Dunque, allora, maglione, pantalone. Pantalone, ecco il pantalone, perfetto, gli diamo una bella stirata al pantalone, vai, questo è stiratissimo già, facciamo il tip e tap alla Fred Astaire, vai, credo che sia proprio bello stiletto, fammi vedere, sta messa a piombo, la scrima a piombo, perfetto, vengo, sto venendo. Sedete, che devo cronometrare, dai. Ma... Ciao, Natta. Ciao, pa. Ma? Come stai? Come devo stare? E tu, come stai? Come devo stare? Ti sei messo i pantaloni che ti ho portato? E che è? Come ti stanno? Come devono stare? E tu hai parlato con l'avvocato? Sì. E che ha detto? Che deve dire? Senti, e i bambini come stanno? Non teniamo bambini. Non è vero, non l'ho fatto ancora. Sì, la cucina è la lavare, fai qua.
e devi mettere quella, e non devi mettere quell'altra, e non assistiamo della roba. E qua ho fatto vecchio, ho fatto, sì. I non sono i tanti sono vecchi che non mi ricordo neanche quanti anni siete. Alle le chiacchi, mi giusto la palla, che la, la signora in sì. A chi trova davanti? Che a chi trova davanti? Chi sono fatto la certa età? Che non ha certa età, non è amico quando gli tengo. Sì. No, io vado a cucinare, mo aspettiamo. Mo devo, mi devo rilassare un po'. Adesso ci mettiamo a bere. Allora, le chiacchiere, vieni qua, paese, così, chi? Ma veramente ne rendono, che veramente ne rendono. Sì. Ma, bon. Ma, madonna, che sangue sta a sedere. Ah. E mamma, come sta mamma? Come deve stare? Senta, le vendite a casa, come vanno? Come devono andare? E che razza di ragionamento, mo, e la depressione state facendo venire, madonna. Oh, scusa, Superiore, amore, entra nella privacy dei cristiani, scusa. Ecco, come lo sta adesso, la situazione a te, come sta la data? Sì, vabbè, Natale, non per niente io non sto parlando proprio, sta questo coso qui davanti. Scusa. Signore, piano piano con i termini, Va bene. Che io sto qua per sorvegliare, Sorvegliare. Va bene, ma senti, io a questo punto me ne vado. E dove vai? E dove devo andare? E quando è che torno? Quando devo tornare. Però veramente, scusi, in un certo senso ha pur ragione, che cosa, un po' di più di allegria, un po' di l'argomentazione, ti manca l'argomentazione. Che devo fare? E che cosa, io sto qua, non so che dire, ma tu stai fuori, stai bene, c'è da fare. Ah, io sto bene, io sto bene, io sto bene che tengo tua madre a casa, che non fa niente, la mattina e la sera mi occupo un posto letto, un posto a tavolo, e non muore mai, peraltro, che vecchia e non si decida a go. Io sto bene che sta mia sorella a casa, che non solo, non gli bastava di fare quel bel posto di commessa, e adesso vuole fare la ragazza a Cuba, eh? E che di un'età non è sulla casa. No, io devo parlare chiaro. Mia sorella adesso non solo non fa la cubista, non porta neanche una lira a casa, una lira. Sto bene io che sto allo sciacallo, che mi sta rifornendo tutta roba varietta, tutti i materiali alle scadenti, che sto facendo figuraccia, cioè non finire dalla mattina alla sera con i clienti. Io sto bene, so che non mi porto una lira a casa. Io devo portare. Sì. Come fare a portare? Scusa. Secondo te come fai a portare? Io devo portare l'aria. Io sto qui dentro. In certo senso devi portare tu una lira a casa. Tu devi portare l'aria a me, scusa, che stai fuori. E questo, Natale, perché noi dobbiamo dire grazie a quei disgraziati degli amici tuoi. Sì, agli amici tuoi. Perché tu come un fesso sei andato a fare la rapina. Sei andato a fare la rapina. Quelli se ne sono scappati e a te ti hanno lasciato come un citrone. Un citrone, io devo fare il pane, chi è che lo sto là qui? Tu sei il pane. Io sono il pane. Tu sei il pane. Oh, io sono il pane. Tu sei il pane, ma proprio. Ma tu lo sai qual è la differenza fra te e un pane? No. Che il pane è fesso, ma tu sei fesso proprio. No, ecco. È una barzelletta vecchia, ma funziona sempre. Orario, forza, dai, via. Mo che si stava cominciando ad aprire un certo l'orario, orario, qui è preciso. La discussione della famiglia, adesso non perdete il calore della famiglia. Ma va bene a te. Ce ne andiamo, va? Beh, allora. Ciao, micina Ruffetto. Allora, quando è che è tornato? Ciao, non lo so. Ciao, coniglietto smarrito. Ma non dir così, sta. Ciao, scoiattolino di montagna. Ma non dir così, sta. Ma fai gattino, fai miau. È una vergogna. Dai, miau. E dai una volta. Gidala. Bacio, bacio, bacio. Dai, stacco. Bacio. Bacio. Ciao, Natale. Ciao. Cambi. Tu metti in mezzo, questo è tu mi metti in mezzo. A rovinare il collo. Cambi. Entra, quel figlio di mamma. Entra, fru fru, miau miau, gattino svernacchiato. No, Superiore, assai assai, proprio al massimo, sono un gattino arruffato. Gattino arruffato. Coniglietto impaurito, vado. Senti, Superiore, qui la convivenza, sai. Tu mi pare che tu dal dito, ti prendi tutto il dito.
sei buono. Allora stiamo buoni, capito? Stiamo buoni. Ed ora smammare la cella mia, l'aria, quest'aria, vedi, vedi l'aria che ci circonda, sì. Mia! Tutto di questo è mio, via! Vabbè. Smammare! Vabbè. Smammare! Vabbè. Oh, dopo Gigio! E allora in partenza il tuzzo delle 12.30! Oh. Ciao! Guarda, per un bailo non ti ho sfraganato la faccia. Ti devi prendere un vilone in mezzo agli occhi, devi prendere.